Ciao a tutti belli ragazzi, io sono Rocky Random e sono appena morto in game. Solo se in game. Se vogliamo, solo se vogliamo, Dio cazzo. Oggi volevo salutare Valerio Vale 1 che mi ha chiesto di salutarlo, quindi ciao. Ma che mi ha chiesto di salutarlo, quindi volevo salutarlo e adesso l'ho salutato. Ma le ospiro. Ma gli spuntoni potevano farli più prominenti, non li... Ah, ma se li passi sopra, lui... Ma Leopino, ma sono... Non sono molto furbo ultimamente, ragazzi. Cioè, non lo sono mai stato in realtà. Però ultimamente, soprattutto, è colpa di calcolo Attenzione, Sarzana notturna. numerico, secondo me, che mi sta distruggendo la life. Cioè, sto esame è impossibile. Allora, la curiosità di oggi è... Boh, non lo so, voi avete qualche curiosità, io... Ma perché muoio così, Isis? Ok. Ah. Allora, oggi parliamo dell'album di Drefgold che è uscito, Elo. E allora, a me Drefgold piace perché... Perché ha delle sonorità molto happy. Quindi... Cioè, lui lo dice anche in una canzone, dice, se ascolti me... Non ti interessa del messaggio, perché lui non ha un messaggio, cioè è ignorante come musica. Ma cosa c'è? Ah, ma c'è una spina! Sì, vabbè, è impossibile, cioè a sto livello non finisco mai. In più se parlo di Dref, che è il mio artista preferito, cioè non capisco più niente. Ok. Sono stupidi i soldi blu. Sono stupidi i soldi blu, stupidi. Preferisco gli arancioni, ehi. Sembrano tipo i testi che faceva tipo Pyrex, cos'era? Tanti mattoni fanno una parete. Il mio sangue è di colore blu, tanti mattoni fanno una parete. Il mio sangue è di colore blu, tanti mattoni fanno una parete. Cos'è successo? Ma quanto si è buggato? Vuoi farmi morire? Sì che vuoi farmi morire. No dai, mi sono messo lì apposta appollaiato per evitarlo e tu mi tradisci così. Ma sei una brutta persona. Vabbè, comunque, l'album di Dref, Elo, che perché si chiama Elo? Perché, adesso vi spiego il significato introspettico di Elo. Elo significa, cioè sarebbe un acronimo per Elia. Infatti lui si chiama Elia Specolizzi e... Chi lo conosce veramente, anche sua zia, tipo sua nonna, lo chiama Elo. No, sì, vabbè, però cioè, non posso neanche appoggiarmi sopra. Cioè. Quindi Elo è appunto perché cioè, parla di lui, insomma, come quelli che chiamano il loro album, tipo Gali, che aveva chiamato il suo primo album album. No, non è vero, non c'entra niente. Vabbè, comunque i gruppi che fanno l'album e... Ma sì, però... Mi fa arrabbiare Azzorra. Monella! Sto video non finisce più, questo è lunghissimo. Allora, partiamo dalla prima song. La prima song è Elo. È una bella canzone. Allora, a me non piace, cioè non è che non piace. A me piace, cioè io ho scoperto, cioè io ho iniziato ad apprezzare Dref perché appunto faceva le canzoni happy, no? Invece Elo è triste e voi direte, cioè non mette un messaggio nelle canzoni, poi non le fa neanche... Allegre, cosa, cioè, cos'ha quella canzone da offrire? Boh, però mi è piaciuta. Ok. No, ma dai, ma dai, ma dai. Io mi impegno, BD è peggio di Geometry Dash sto gioco. Vabbè, tanto pian piano prendo sempre più dimestichezza, alla fine lo farò ad occhi chiusi sto livello. Guardate, tutto in super speed. No! No, ma quella parte non so come farla, cioè... Non so se andare diretto oppure provare a schivarlo, ma è impossibile. Impossibile che... Anche questa è impossibile, l'ho fatta giusta 40 volte. Oh, c'ho troppa fretta, Andrea. Troppa fretta. Per finire sto gioco.
Sì, ma il pollo lì non mi ha mai fatto niente. Cioè, gli sono andato in faccia 20 volte. Occhio al becco. Il becco più bello... No, però questo me lo dovete spiegare. Cioè, questo è un bug degli sviluppatori che non si sono accorti che qualcosa non andava in sto gioco. Ok, e la prima traccia, ragazzi, l'abbiamo discussa. Ora passiamo alla seconda. Allora, la seconda traccia non so quale sia. Ah, è quella con sfera. Sì, bella. Cioè, come uguale a tutte quelle altre di sfera. A parte Wave, che è la canzone peggiore che abbia mai sentito. Sai che noi siamo la Wave? Sai che siamo la Wave? Cioè, quella lì è terribile. Poi, boh, mi sembrava un po' Corazon Morado, un po' quella che ha fatto Corcomi. Cioè, quelle robe lì... No, il solito sfera. Un po' magari più autotunnato, più melodico anche, voi direte... Boh, non dite niente voi. Allora, traccia preferita, Calma. Che... Perché è proprio... Cioè, fuori dallo stile di Dref. E la parte peggiore, peraltro, è quella in cui trappa come fa sempre. Quindi, cioè, è bello solo il coro del ritornello. È un po' la Mr. Rain, i grandi non piangono mai, o alla Fiori di Chernobyl verso la fine. Non so se puoi capire quello che intendo. Oh! Sì! 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 Quella con Capo Plaza è terribile, ok? Quella con Tony F... Bah, non mi dice niente. Quella con Luque... Non neanche. Quella con Tedua ci sta. Poi le ultime... Tipo Stupido Drip dovrebbe essere carina, anche l'ultima è carina. Cos'è? Brutti Sogni... Il resto non lo so, ciao ragazzi.